Per il tuo cuore è il tema generale del progetto della settimana Cardiologia Aperte, che in Valle Camonica vede ben tre incontri a tema organizzati dall'unità operativa di cardiologia della SST della Valle Camonica in collaborazione con l'Unione dei Medici Cardiologi Ospedalieri Italiani. Con la finalità di sensibilizzare la popolazione e di cercare di indirizzarli verso quella che dovrebbe essere la medicina del futuro, vale a dire la prevenzione. Se la gente sa quali comportamenti deve assumere per prevenire le malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte nei paesi industrializzati, è bene che lo sappiano e possano mettere in atto questi comportamenti. Nel primo incontro, il primario dottor Silvano Perotti e il cardiologo emodinamista dottor Andrea Maducci hanno trattato il tema della prevenzione cardiovascolare e di che cosa fare dopo l'infarto. Ed è proprio il tema dell'infarto quello che ha richiamato soprattutto persone interessate e tante associazioni che operano nel settore del volontariato sanitario. Bisogna pensare che avere un infarto è un evento molto importante, ma non significa la fine della vita o la fine di una vita normale. E bisogna cercare in tutti i modi di evitare un secondo episodio, il cosiddetto reinfarto, e lavorare tutti quanti per questo. Presente alla prima serata anche il nuovo direttore generale della SST della Val Camonica, che sta prendendo sempre più contatto con le realtà associative del mondo sanitario di tutta la valle. È un territorio veramente vivo e molto vivace e i primari, i medici si sentono di rispondere a questa vivacità con delle iniziative di questo tipo che sono veramente molto importanti. Dopo la serata di apertura, mercoledì sera, i cardiologi Cotti, Cometti e Damiolini hanno trattato il tema dello scompenso cardiaco e quindi delle apnee notturne, mentre questo sabato alle 9:30 i cardiologi Farinelli e Chiré parleranno di fibrillazione atriale e aritmie maggiori. La partecipazione da parte della popolazione è gradita ed è libera e gratuita.